Buonasera a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Stasera si parla di malattie respiratorie nei bambini. Per farlo abbiamo invitato qui con noi in studio il professor Francesco Macri. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, iniziamo mh, dando una risposta a questa domanda: perché è importante oggi parlare delle malattie respiratorie nei bambini? Come dire, è importante perché se noi così pensando ai problemi del bambino Escludiamo quelli dei primi mesi di vita, che sono l'alimentazione, le coliche, il sonno, e poi escludiamo l'altro settore importante delle malattie croniche, uh -huh. che fortunatamente sono rare e poi sono gestite da, da centri specialistici. E quello che resta fondamentalmente sono le malattie respiratorie. Cioè, le malattie respiratorie rappresentano uno degli argomenti così di, di, di maggior eh, interesse. Ovviamente per, per i genitori del certo, bambino certo. e poi per il pediatra che deve rispondere uh, alle richieste dei genitori per risolvere il problema. Ecco, so che eh, spesso le mamme chiedono ai propri medici eh, o, in generale, eh, se ci sono, mh, insomma, di avere qualcosa, di farsi prescrivere qualcosa per aumentare le difese immunitarie dei bambini. Eh, ha senso chiederlo? Si può fare? Bella, bella domanda, effettivamente è una delle richieste più, più frequenti che fanno le mamme o, o i genitori in genere. E, la prima osservazione, il primo commento che io faccio quando mi viene rivolta questa domanda è che dobbiamo tener conto del fatto che l'essere umano è affetto da una serie di malattie che sono legate al fatto che il sistema immunitario aggredisce il Nostro organismo con uh -huh. anticorpi. E in quest'ambito troviamo ad esempio le malattie eh, autoimmuni, uh -huh. sono tutte malattie importanti, gravi, ad andamento certo. cronico. Quindi ci mettiamo dentro anche il diabete, il diabete ovviamente è giovanile, mm -hmm. non sì, quello sì. dell'obeso, de, 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 dell oppure ci possiamo mettere dentro. Uh, le tiroiditi, autoimmuni, le malattie infiammatorie croniche dell'intestino, l'artite reumatoide, cioè tutte malattie importanti, mm -hmm. impegnative, in cui il sistema immunitario produce anticorpi contro noi stessi. Quindi l'idea di andare a stimolare un sistema immunitario quando effettivamente non ce n'è motivo, no? certo. insomma, è un'idea da, da non prendere in considerazione. Ora. L'argomento però di interesse è perché le mamme perché? o i genitori in generale fanno questa, domanda, fanno questa richiesta. Perché si preoccupano quando il loro bambino o la loro bambina si ammala troppo spesso durante l'inverno, si ammala troppo spesso di febbre, di infezioni così, delle vie respiratorie. E allora bisogna chiarire ai genitori... Invece di, di fare la prescrizione del farmaco estivo nel sistema sanitario, bisogna chiarire di cosa stiamo parlando. Intanto una considerazione importante è che questa richiesta viene fatta all'inizio della stagione invernale: no? costantemente. Esatto. Perché? Eh. Ed è molto semplice la, la risposta: perché eh, eh, si viene fuori dal periodo estivo in cui il bambino non si è mai ammalato praticamente, quindi già di fronte al primo episodio. Scatta il la preoccupazione, certo. perché si sono dimenticati della de, de de stagione invernale precedente, dell'inverno precedente, e esatto. già sì, sì, sì. Esatto, questa è una considerazione importante. Però la, la, la cosa che va eh, chiarita, appunto, ai genitori è che eh, un certo numero di infezioni febbrili eh, del tratto respiratorio va considerato normale. Mm -hmm. In linea di massima, esistono delle definizioni. Adesso in, così c'è in, 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 in atto una, anche una revisione a livello de, della, nazionale. Io faccio parte di, una, di un tavolo di lavoro, di una consensus sulle infezioni respiratorie, quindi alcune definizioni stanno per essere eh, riviste. Uh -huh. Però concettualmente possiamo dire che è normale che un bambino da 1 a 6 anni eh, soffra durante l'inverno di... 6 episodi febbrili legati a infezioni delle alte vie aeree, oppure 3 episodi febbrili legati a infezioni delle basse vie aeree, è chiaro che le alte vie aeree sono meno importanti il mal di gola uh -huh. eh, la faringite, la tonsillite sono meno importanti, certo. invece le bronchiti le broncocolomini sono, sono più importanti, per cui diciamo 6 degli episodi delle alte vie 3 degli episodi delle basse vie del primo medale che va da ottobre a aprile ecco credo che questo sia un dato importante esatto, questo anche è per i genitori che ci stanno guardando e esatto, benvenga. venga, è ben venga. Assolutamente. poi se siamo al, al di sopra di questi limiti allora possiamo pensare che questo bambino effettivamente soffre di infezioni respiratorie ricorrenti a e quindi punto, forse merita un po di attenzione a quel punto è il caso merita un po di, di attenzione di preoccuparsi insomma di interessarsi anche perché questi episodi hanno come dire, un certo costo, intanto in termini di impegno eh, della famiglia che magari certo. deve no, provvedere a tenere il bambino a casa, quindi deve organizzarsi, quindi assenza giornate di, di lavoro perse, il bambino non va a scuola, non va alla scuola materna, quindi c'è una, una serie di impegni. E poi le, le terapie, il costo delle terapie, le visite a cui viene sottoposto, a volte i ricoveri. Assolutamente non da, sotto, da esatto. sottovalutare. Si, si calcola che mediamente un episodio di infezioni respiratoria costi sui 170 euro ecco. anche questo è un dato che vorrei sottolineare ma quale può essere eh, anzi non quale può essere qual è la malattia respiratoria più frequente nei bambini eh, nei primi mesi di vita nei, Beh, nei primi mesi di vita fortunatamente non c'è niente non nei, primi, nei anni? primi anni ok diciamo nei primi, nei primi anni, anni. Beh, la, la, la malattia espiatoria proprio più, più, più classica è, è la bronchite asmatica. La, bronchite, la asmatica. bronchite asmatica. La bronchite asmatica che colpisce il, il 30%, cioè il 30% dei bambini nei primi 3-4 anni di vita soffre di bronchite asmatica. E quindi esistono proprio dei, dei, dei grafici uh -huh. no? che, che, che fanno intuire questo. Quelli allora, stiamo eh, vedendo, eh, esatto. Sì, eh, cioè si può vedere qui nel, nel grafico che ho portato eh, quelli che si chiamano fischiatori transitori. Uh -huh. eh, sono questi appunto è eh, la bronchite Quindi, il 30-33% dei, dei bambini soffre di questi episodi di fischietto eh, durante l'inverno, che, che, che si ripetono in occasione delle, dei raffreddori, eh, mediamente uno o due un episodi al mese. E tendono a guarire, cioè di questi, il 30% dei bambini, il 90% guarisce verso il terzo o quarto anno di vita, spontaneamente. Così in maniera naturale. Spontaneamente. C'è una piccola porzione che invece continua, e che si aggiunge a un'altra porzione che deriva dai bambini che hanno sofferto di bronchiolite, che è una malattia virale acuta nel primo anno di vita. I bambini che hanno sofferto di bronchiolite, poi possono continuare ad avere episodi anche loro di, di fischietto, di, 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 di bronchitasmatica, per fino anche ai 7, 8, 9 anni. Anche di questi però la maggior parte guarisce. Allora, la piccola parte che non guarisce del primo gruppo, sommata alla piccola parte che non guarisce del secondo gruppo, va a, a, a un'altra categoria. Eh, legata al fatto che questi, eh, che, che, che questi due piccoli gruppi diventano allergici mm. e allora si forma la categoria de, de, del bambino che soffre di asma. Ecco, questa è la descrizione del fenomeno. Comunque la, la risposta alla tua domanda, la patologia respiratoria più frequente è la bronchite asmatica. No, assolutamente, stavo prestando attenzione alla spiegazione perché è veramente molto chiara e illuminante. Come, come agire in questi casi, nel momento in cui si presenta eh, l'asma, diciamo, no? per farci capire da chi ci sta guardando, come si può intervenire? Beh, la, la, la bronchite asmatica, che è quella mm -hmm. che ripeto frequente, che però fortunatamente si esaurisce, sì. eh? e, beh, risente di alcuni fattori che quindi andrebbero sotto controllo, non so, insomma, il fumo di sigaretta, no? che è, è deleterio, certo. è uno dei fattori principali. Oppure lo smog, l'inquinamento, quindi far sì che il bambino non venga esposto a fonti inquinanti, ma anche a livello domestico, anche in casa, in cucina. Certo. Eh, i, I gas e dei fuochi di cottura sono, sono dannosi come, come lo smog. E poi ovviamente la gestione anche dal punto di vista terapeutico. Esistono fortunatamente dei farmaci che hanno un effetto eh, antinfiammatorio, no, fondamentalmente sono due categorie di farmaci, insomma, sono i corticosteroidi per via inalatoria oppure gli antileucotrieni, sono due, farmaci, due categorie di farmaci con effetto antinfiammatorio che possono essere prescritti e somministrati quindi per periodi strategici durante la stagione invernale in modo da impedire il verificarsi di questi episodi, anche perché impedendo il verificarsi di questi episodi si riduce l'infiammazione del sistema bronchiale e la riduzione dell'infiammazione del sistema bronchiale fa sì che non ci sia la ripetizione di questi episodi. Quindi il bambino guarirebbe da solo, uh -huh. il bambino con asmatica certo. guarirebbe da solo a 3-4 anni, però con una gestione terapeutica giusta, adeguata, eh, si può far sì che fino a che non guarisce spontaneamente questi episodi eh, ricorrenti di, di, di fischietto, di affanno, eh, eh, siano ridotti il più possibile. Professore, ma se dovesse dare un consiglio ai genitori all'ascolto, insomma, che ci stanno guardando, eh, che cosa direbbe loro? Per quanto riguarda le malattie eh certo, respiratorie? Sì, sì, sì. <ride> Beh, di, di, di affidarsi al, al pediatra di riferimento, di affidarsi al pediatra di riferimento. Fortunatamente la cultura pediatrica nel nostro paese è una cultura molto molto valida, molto avanzata, io direi eh, sicuramente in evidenza rispetto ad altri paesi europei, quindi c'è nel nostro paese un'attenzione un eh, molto come dire molto precisa, molto calibrata sui mm -hmm. problemi del bambino, per cui la cosa migliore per i genitori è rivolgersi alla, al pediatra. Senza farsi prendere eh, da ansie e agitazioni come ci diceva sì, prima. Certo. So, soprattutto eh, evitando di andare a spulciare in internet eh, <ride> e quindi a cercare da soli eh, soluzioni. Improprio. Ecco, assolutamente, anche questo è un punto da sottolineare: quello di non farsi eh, una cultura esatto. tramite Google Dottor, e Dottor Google. Dottor Google. Dottor Google. Eh, come possiamo trovarla? Quali sono i contatti? Beh, io ho uno, ho uno studio a Roma, uno studio privato, c'è cioè, un, uh -huh. un sito che fa riferimento appunto che illustra la mia attività. In questo sito metto un po' descrivo un po' l'attività del mio studio, ma poi soprattutto inserisco anche i miei commenti o, o delle cose che scrivo su, su vari argomenti uh -huh. e quindi ci sono dei numeri di telefono per, per, per metterci in contatto. Eh abbastanza semplice. Fantastico, quindi abbiamo tutti gli strumenti necessari per contattarla. Io esatto. ringrazio il professor Francesco Macri per essere stato qui con noi. Grazie a voi, è stato, è stato un piacere, grazie. Grazie e anche ringrazio tutti voi da casa che ci avete seguito fino a questo momento. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buon proseguimento di serata. Grazie.